A tutti. Tira lui invece. Ok, via. Allora, sì, ti traduco un attimo. Allora, vi presento l'architetto Giorgia Filippelli, ospite graditissimo della conferenza. Con lei proseguiamo quello che anche lì con grande impegno sto cercando di innestare, nel senso vogliamo parlare di argomenti più vari possibili, no? Quello della digital fashion, del fatto della digitalizzazione del mondo della moda, no? In particolare attraverso le tecnologie di fabbricazione digitale e gli strumenti e le piattaforme open source. E le piattaforme open source è un tema molto importante, anche qui molto innovativo. E purtroppo nel nostro territorio è difficile trovare degli esempi, dei luoghi di riferimento, eccetera. Quindi, Giorgia, pur ve lo racconterà, insomma, pur essendo originaria di Spilimbergo, ovviamente è dovuta migrare a Milano. Non è una grande migrazione, ma comunque, come le relatrici prima di lei, negli anni passati, no, sono tutti esempi di ragazze che si sono dovute spostare per andare a Milano a trovare dei contenuti. Ecco, quello che vorremmo cercare di seminare pian pianino, con molta pazienza, fatica, è portare questi contenuti qua, sperando che qualcuno tra gli interlocutori, tra i presenti, tra le aziende, tra le istituzioni, possa un attimino avere un piccolo campanellino, una sveglia e iniziare a decidere di fare qualcosa di innovativo qua in questo ambito, anche appunto qua nel Triveneto. Quindi cogliamo anche con Giorgia, con quello che ci racconterà, questa possibilità e ovviamente lei è a disposizione poi anche nell'area espositiva per tutta la giornata. Quindi, parola Grazie, Giorgia, grazie, fatta grazie mille, grazie a tutti. vicino ai microfoni. Sono qua appunto perché ritengo di aver vissuto una piccola esperienza che mi ha fatto capire di far parte di un mondo molto importante e che poi in realtà ho vissuto a Milano e non ho ritrovato qui e quindi mi piacerebbe moltissimo poter ricreare lo stesso tipo di luoghi in cui imparare, condividere e sperimentare soprattutto. Il mio intervento si chiama Moda Open tra laser e circuiti. Come vedete nel primo modello, il mio progetto ha cercato di integrare i wearable all'interno di un abito. Appunto, partendo dalle esperienze in WeMake, vi parlerò anche, vi introdurrò qualche open source che abbiamo utilizzato nell'ambito moda. In particolare vorrei esprimervi cos'è un Fab Lab, parlarvi poi nel dettaglio di Ledware e poi dell'ultimo progetto che si chiama Vestiva, è stato fatto soltanto utilizzando tecniche di fabbricazione digitale di taglio laser. La mia esperienza nasce appunto come background dal Politecnico di Milano, ho frequentato architettura delle costruzioni e ho frequentato anche la magistrale, però ho sempre avuto un grande interesse per le tecnologie. A questo punto, laureata, ho iniziato a frequentare dei Fab Lab a Milano e sono magicamente arrivata a incontrare WeMake. WeMake è uno degli hub più importanti di Milano. Un Fab Lab è in realtà un luogo che integra l'esperienza personale con le tecnologie e le risorse. Prima si è parlato nell'intervento precedente delle risorse web. La cosa importante di questi Fab Lab è proprio che ci sono dei luoghi fisici in cui poter far incontrare tecnologie e persone. E devo dire che per me è stato veramente importante e mi ha fatto crescere moltissimo il fatto di poter incontrare background diversi, quindi mettermi a lavorare proprio con persone che avevano esperienze di ingegneria, esperienze di moda, esperienze di design. Il Fab Lab di WeMake si è negli ultimi anni molto specializzato sul tessile, sull'integrazione del tessile come rappresenta questo progetto con l'elettronica
sulle lavorazioni di CNC laser. Quindi, riassumendo un po' l'esperienza, possiamo dire che i Fab Lab sono importanti perché si può imparare dagli altri, si può mettere in circolazione una cultura digitale, si può far crescere una cultura digitale, e questo vuol dire crescere in collettività insieme a tutti. Eccoci con LEDWARE. Questo progetto è stato sviluppato da me in primis in collaborazione con Michela Maldini, che è appunto una fashion designer. In quel momento io non avevo molta esperienza con Arduino. Alla base di questo progetto c'è una LilyPad Arduino che è fatta proprio per i soft circuit. Quindi diciamo, mi sono occupata di comprendere come poter programmare l'Arduino e integrarlo. Le mie docenti sono state Zoe Romano, che è la fondatrice, una delle fondatrici di WeMake, e Giorgia Petri, che è una ragazza bravissima, laureata in ingegneria, che poi ha studiato nuove tecnologie e diventata una interaction technologist. Quindi lei assolutamente è stato il mio punto di riferimento in questo progetto. Riesco ad andare avanti. Grazie. Ok. Quindi abbiamo spiegato prima cos'è un Fab Lab e quali tecnologie possiamo trovare. Parliamo adesso di cos'è la tecnologia indossabile. Non si tratta altro che di elementi tecnologici elettronici che possono essere miniaturizzati e integrati all'abito. La cosa importante non è tanto l'integrazione nell'abito per me, è il fatto che si può ancora cercare, fare ricerca, sperimentare per far diventare la sensoristica parte stessa dell'abito. Quindi al di là del fatto di poter sperimentare acquistando a basso costo i vari componenti, la parte più innovativa e anche se vogliamo divertente è quella di proprio creare le parti. Vogliamo puntualizzare quello che abbiamo detto anche un po' ieri sera durante lezione vetrina che ha tenuto Giorgia in centro, e puntualizzare il ruolo dei Fab Lab, di questi laboratori e degli hackerspace in questo genere di attività. E Fab Lab spesso sono sparsi anche nel nostro territorio, e quelli locali li potete incontrare in area espositiva, no? E i migliori tra di loro e i più vicini sicuramente, ma noi possiamo dire i migliori tra di loro, no? Potete conoscerli. Ogni Fab Lab, ogni ambiente ovviamente si plasma nell'attività in base alla comunità che li frequenta. Quindi nel caso del WeMake c'è stato un forte impulso verso ovviamente il mondo della moda digitale. Il senso del lavoro nel Fab Lab, mi raccomando ricordatevelo, non è quello magari di andare lì a fare un prodotto finito, ma di fare una sperimentazione in un tempo limitato, perché ovviamente nei tempi di workshop eccetera, poter in poco tempo accedere a strumenti facili, accessibili, economici, per vedere se la propria idea può avere un senso, no? Quindi è una possibilità che 10-15 anni fa, o 10 anni fa probabilmente già si iniziava a lavorare, ma un 15 anni fa, 15-20 anni fa non c'era, per cui chiunque avesse avuto un'idea avrebbe dovuto spendere soldi in un prototipo molto costoso. Oggigiorno tecnologie digitali permettono di fare questo in breve tempo e a costi ridotti. Quindi non guardiamo adesso magari un prodotto finito, ma un'idea. Esattamente, siamo di fronte a un prototipo. Quindi i soft circuit sono appunto l'integrazione tra il tessile, l'elettronica e le tecnologie informatiche. Il progetto di LEDWARE è nato da un brief: volevamo aumentare la sicurezza durante gli spostamenti lenti in bicicletta o a piedi, e oltretutto facilitare l'orientamento laddove l'uso del telefono diventa un motivo di pericolo o non è possibile.
Quindi alla base, come ho già detto prima, c'è la Lilipad Arduino. Abbiamo sviluppato con un programma 3D il modello e successivamente siamo riusciti a ottenere lo sviluppo del modello in piano per mandare questo file alla laser. La laser ha tagliato in soli 2 minuti e 40 tutto il modello, che è un tempo veramente basso. Cosa vuol dire un tempo basso? Vuol dire che se una laser mi costa tra i 30 e i 60 euro all'ora, posso avere risparmiato molti soldi anche in se questo progetto venisse poi portato in un'esperienza poi industriale. In alto vedete una foto, di un primo tentativo, perché questi progetti non hanno un tipo di processo lineare, si va per sperimentazioni, quindi innanzitutto abbiamo testato il circuito, poi abbiamo iniziato le cuciture finali. Il pattern che abbiamo sviluppato è sempre stato realizzato a laser e in realtà è praticamente disposto in modo tale in realtà da raccontare cosa fa il sensore di luminosità che è posto in basso, porta il dato alla Lilipad che si trova appena sotto il LED ring che vedete acceso. Se noi adesso illuminassimo la parte del sensore LED, il LED ring si spegnerebbe, ecco, appena successo. Vado avanti descrivendo in realtà la parte, scusate un attimo, collego anche questo. L'altra parte appunto è il navigatore, il polsino. Come è stato studiato il polsino? Non avevamo grandi esperienze di progettazione nella navigazione, però guardando i dati disponibili online ci siamo resi conto che da una pagina di Google Maps o simili possono essere scaricate delle direzioni. Quindi abbiamo capito quali potevano essere le direzioni da prendere, in questo caso avanti, destra, sinistra, indietro. Abbiamo cercato online, quindi disponibile, come leggere questo dato. E quindi attraverso l'Arduino siamo in grado di leggere dati web, si chiamano step-to-step direction, e le importiamo sul nostro polsino. Come potrebbe funzionare poi sviluppando ancora ulteriormente, costruendo un'app, funzionerebbe inserendo le direzioni, osservando la mappa sul telefono. Scaricando le direzioni, mandandole al telefono, possiamo poi mettere il telefono in tasca e abbiamo le nostre direzioni sul braccio. Un altro progetto, sempre fatto la settimana praticamente scorsa all'interno del Fab Lab di WeMake, è di fashion design, è vestiva, è un progetto un po', forse un po' più divertente, carino. In realtà lì abbiamo voluto sperimentare con Sara Sabian e Claudia Scarpa la tridimensionalità del tessuto ottenuta dalle pieghe realizzate a laser. Se poi volete venire al banchetto, ho dei sample di questi tipi di laserature che permettono delle pieghe e una semplice stiratura del tessuto. Questo è il progetto che potete vedere lì. Vi faccio vedere questo video. Vecchia maniera. Questo è un video che racconta un po' l'esperienza del digital fashion all'interno di WeMake, è abbastanza riassuntivo e esprime quello che può essere. È breve, Sì, brevissimo. Molto. Thank you.
confermate avete visto passare dei software CAD, sono simili 2D e Valentina CAD. Questi software sono gratuiti, scaricabili e praticamente sono talmente disponibili che attraverso i tutorial che online qualsiasi persona nel giro di 4-5 ore riesce già a costruire un disegno da tagliare. Sì, io mi ricordo che quando ho intervistato Zoe, no, appunto la fondatrice di WeMake, per Tech Economy, una cosa che ha puntualizzato sul ruolo di questi strumenti open source è quello di favorire dal basso, ovviamente parliamo di mercati piccoli perché le grandi aziende possono permettersi quello che vogliono, ma voglio dire anche piccoli laboratori di sartoria sono invitati a digitalizzare con questi strumenti molto accessibili. Quindi anche il senso di questi workshop in questi laboratori, in questi hackerspace, makerspace, fab lab, è quella proprio di favorire per i piccoli che non possono accedere magari facilmente a grandi tecnologie, un processo di digitalizzazione di qualcosa che fino al giorno prima era fatto a mano, in maniera assolutamente analogica. Esattamente. Ma concludo qua dicendo che appunto sarebbe molto bello poter avere un tipo di questo spazio nella zona del Pordenonese e cercare di attrarre i poli di ricerca, le aziende, l'università e le persone, perché l'importanza è quella del fare collettivamente, quindi fare insieme si cresce e si va verso un futuro sicuramente migliore. Sì, come abbiamo detto prima, i Fab Lab qua ci sono, ovviamente hanno bisogno di persone che portino delle idee, delle comunità, dopodiché le attività si creano. Qui ovviamente hai la possibilità di conoscere tutti i Fab Lab Space che sono presenti, che sono assolutamente aperti a qualsiasi idea proposta, per cui ovviamente anche qua. Però invito chiunque nel pubblico che sia interessato magari a approfondire e abbia un ruolo magari nel poter attivare qualcosa, un percorso di questo tipo, veramente a farsi avanti, perché sarebbe importante avere le ragazze che rimanessero qua in zona, nei nostri territori, no, a innovare. E ovviamente il confronto con il resto del mondo, viaggiare, andare a Milano, eccetera, però sarebbe bello che nascessero attività che portassero valore, riportassero valore anche qua localmente, no? Quindi è un invito che faccio a tutti quanti voi. Sì, nel pomeriggio allora, sì, ci sarà il workshop e vi farò vedere quello che non mi è stato possibile adesso farvi vedere a proposito di software. Allora, nella brochure vedete che nel programma ci sono quattro aree tematiche, no? Sono fronte e retro nel vostro programma. Potete scegliere nel pomeriggio l'area tematica che più desiderate. Nel caso di Giorgia, l'area tematica manifattura, vedete, ha il suo intervento dalle 3 alle 4, in cui andrà proprio nello specifico dell'uso degli strumenti, sì. Mentre è disponibile nell'area espositiva proprio per una chiacchierata di persona e tutto quello che volete chiederle di persona potete andare tranquillamente da lei. Grazie mille per l'attenzione. Grazie Giorgia.